Buonasera e benvenuti a questa seconda semifinale di iLive Talent. Questa sera, 25 aprile, sabato 25 aprile, a Festa della Liberazione, e infatti, come vedete, mi sono liberato di Serena Suriani, che questa sera non c'è. In realtà Serena Suriani questa sera non è venuta per ragioni, insomma, di salute, non stava benissimo, si era un po' influenzata per via del cambio di stagione, quindi vi prego di fare un applauso qui in sala, un applauso da casa alla nostra Serena, che tornerà con noi sabato prossimo. Questa sera siamo qui per la gara, per la seconda semifinale, per quanto riguarda i concorrenti di ballo e di danza over. Abbiamo 9 concorrenti che stanno per salire su questo palco, meglio 9 tra gruppi e concorrenti che saliranno su questo palco. Vi ricordo che per quanto riguarda le semifinali il meccanismo di voto è leggermente diverso: andranno in semifinale 2 concorrenti per quanto riguarda la sezione danza e 2 concorrenti per quanto riguarda la sezione ballo, che verranno votati dalla nostra giuria. Questa sera abbiamo una giuria fantastica, ve la presento tra qualche istante. Il pubblico in sala vota e di tutti, diciamo, i concorrenti che calcheranno questo palco durante le semifinali andranno in finale i 2 concorrenti più votati durante le serate in sala. Quindi questo è quanto vi dovevo dire. Vi ricordo che la scorsa settimana, per quanto riguarda il canto e la musica, sono andati in finale Lorenza Mastrilli e Francesca Bosco, votati dalla giuria così nell'ordine in cui vi ho detto. Un applauso per loro, grazie, le ritroveremo in finale. E i Metro Quadro e Lorenzo D'Andrea per quanto riguarda la musica. Parliamo di categorie over, per quanto riguarda la categoria under le andremo a incontrare strada facendo. Intanto vi ho citato che abbiamo una grandissima giuria questa sera, come avete notato per quanto riguarda le semifinali, e poi sarà così anche per le finali. La giuria si è un po' allungata perché sono un po' più numerosi, perché da questa fase, diciamo, della gara loro votano e mandano in finale i concorrenti. Quindi vi vado a presentare i giurati di questa sera. Mi raccomando, fate un bel applauso quando li nomino, perché loro ci tengono. Cominciamo dalla mia destra, Filippo Flocco. Lui è uno stilista internazionale, ha lavorato e lavora per i più grandi brand italiani, spagnoli, francesi, inglesi, da tutte le parti del mondo. È bravissimo, ne sa di bellezza e questa sera ci aiuterà a capire chi mandare in finale per quanto riguarda danza e ballo. Andiamo avanti. È la prima volta che è con noi, quindi l'applauso fatelo se vogliamo più forte. Andrea Ciarbonetti, lui è un competitore tecnico FIDS, finalista del campionato del mondo 2012, leggo, per quanto riguarda le danze latinoamericane, categoria senior, giudice di classe e danze latinoamericane più caraibiche. Mi hanno scritto tutto, ho detto bene, ho detto qualche fesseria? Perfetto, grazie. Andiamo avanti con Luigi Candelò, un applauso per lui. Anche lui è un giudice, un tecnico FIDS, esperto in liscio, ballo da sala e danze standard. È anche un insegnante, quindi insomma ne sa tanto per quanto riguarda il ballo, perché la danza mi veniva in mente perché c'è a seguire Yolanda Romani. Un grande applauso per lei, è stata già con noi un paio di volte ma tanto tempo fa, quindi mi sono quasi dimenticato da dove viene. Vado a leggere, lei è un'esperta di danza contemporanea, un'insegnante, ha studiato a Parigi e in Olanda, si è esibita un po' dappertutto e poi è tornata qui a Teramo dove insegna. Un applauso per lei, rifacciamolo di nuovo, perché insomma per quando si tratta di donne dobbiamo essere più carini. Teresa Di Daniele, qua l'applauso potete anche non farlo se volete, perché no, scherzo, un applauso per Teresa Di Daniele, lei è stata la cattiva durante i nostri provini, ha ballato in tutto il mondo, grandissima ballerina, diplomata all'Accademia di Danza di Roma, ha ballato davvero in tutto il mondo e adesso si occupa di insegnamento e di critiche in particolare, no vabbè, diciamo osserva i nostri ballerini, è sempre molto attenta. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Polovineo Silveri, un applauso per lei, lei è presidente della Silfide, scuola di ginnastica ritmica e danza, quindi a San Nicolò a Tordino. E chiudiamo questa carrellata lunghissima con un nostro ospite che è stato già con noi altre volte, Massimiliano Lanti, un applauso per lui, anche lui si è formato un po' dappertutto nel mondo, balla un po' di tutto, fin anche il flamenco, ha ballato anche in Spagna, ha studiato anche in Spagna, ha ballato anche in Tunisia, dappertutto, quindi è un altro grandissimo artista, anche lui si dedica all'insegnamento ed è molto attento quando si tratta di giudicare i ragazzi che calcano questo palco, lo abbiamo già imparato. Questa è la nostra giuria di questa sera, giuria di grandissima qualità, proprio per garantire che solo i migliori riescano ad andare verso la finale. E cominciamo appunto dai migliori, nel senso da tutti i ragazzi che saliranno su questo palco, sicuramente sono migliori di qualcuno perché sono arrivati qui dai provini e dalle fasi preliminari. Cominciamo con le Meg, un applauso per loro. Un gruppo di danza, poi ci facciamo dire qualcosina in più da loro.
Ti do il tempo di schierarsi e intanto che si schierano io passo dall'altra parte del palco e mi avvicino verso l'uscita. Vi dico soltanto che loro saranno ospiti alla giornata internazionale della danza di Reggio Emilia domani, cioè domenica, quindi se volete andare a Reggio Emilia, andarle a sostenere, potete farlo. Io le lascio il palco a queste signorine, mi fate un altro applauso e le Meg ballano per voi, vediamo un po'. L'applauso è già partito, ragazzi, venite pure avanti così vi do il tempo di prendere il fiato un attimino, perché quando si danza c'è sempre insomma questa esigenza di riprendere un attimino. Di solito quando li intervistiamo poi hanno sempre il fiato un po' corto, quindi le faccio parlare pochissimo. Chi vuole dire una parola? Vai, alla prima qua. Allora, cominciamo un po', che cosa avete ballato? Una coreografia di danza contemporanea. Ok, di chi è la coreografia di questo brano? Francesco Gammino, facciamo un applauso anche a Francesco Gammino. Loro hanno già portato delle coreografie di Francesco Gammino nelle precedenti, diciamo, esibizioni. Intanto i tecnici dietro smontano un attimino di tempo. Domani sarete alla giornata internazionale della danza, porterete la stessa coreografia o fate il cambio? Facciamo un cambio. Va bene, che cosa portate?
È una coreografia chiamata Sud. Ok, se vi dovesse portare fortuna questa coreografia questa sera e quindi andate in finale, magari ci portate la coreografia che portate a Reggio Emilia, sempre se vi porti fortuna a Reggio Emilia. Scusate il gioco di parole, sono stato chiaro? Bravi, grazie. Vediamo un po'. Non ho capito. Ok, non sono stato chiaro. Dico, se dovesse arrivare in finale, ci portate la coreografia che portate domani a Reggio Emilia, fate il cambio? Facciamo il cambio. Ma queste proprio hanno mille coreografie. Va bene, un applauso alle mag che io congedo. Le ho trattenute un attimino per dare il tempo ai tecnici di fare il loro lavoro. Ragazzi, vi potete accomodare. Questa era categoria danza. Facciamo uno switch velocissimo. Andiamo verso la categoria ballo. Sempre che voi siate d'accordo. Perché? Chiamo sul palco le Clarivarra, un applauso per loro. Ballano una coreografia di Synchro Modern ed è un medley. Loro sono molto aggressive con questi occhiali, non faccio dire niente a loro e faccio una domandina poi quando torno sul palco. Un applauso per le Clarivarra, grazie. I'ma change your life, I'ma change it. Yeah. I'ma change your life, I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life. I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life, I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life. You I've been up all night, tryna get there rich. I've been work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, working on my shit. Now get this work. Hustling the struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, brick before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams weren't coming. Guess I gone crazy. First still changed me. Ride blind, basically rape me. Most of the bullshit like a matador. Just made me madder and animate to go at him and even a skull. So I went harder. Studied a Carter till the deal was offered. Slept cold on the floor, recording at 4 a.m. Now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant. Your ill intent was insurance from a benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my innocence. Too late, now I'm in this bitch. Make it bounce. I don't wanna hurt you, but I'm about to work you. Watch your mouth drop real loud. I'm turning you up, I'm burning the clutch. Full speed, both feet to the floor. Feet to the floor. DJ running that back once more. Time to party, that's all I know. Grab somebody, tell them baby, let's go. Make it bounce. Signore e signori, le Clarivarra, vediamo un po'. Grazie. Vedo che sorridete tanto. Com'è andata? Vediamo un po', chi mi dice qualcosina. Com'è andata? Abbastanza bene. Ok, abbastanza bene. Che cosa è mancato per essere perfette? Non lo so dire, sinceramente. Va bene, se doveste arrivare in finale, che cosa portereste? Qualcosa di diverso, sicuramente. Speriamo di arrivarci in finale. Ok, questa coreografia invece chi l'ha preparata? Il maestro Andrea Carbonetti. Va benissimo, ci piace questa cosa. Un applauso alle Clarivarra che io congedo. Queste piccole domandine che faccio sono, diciamo, funzionali a che la nostra giuria possa prendere qualche appunto che magari può essere utile per il giudizio finale. Poi li ascolteremo strada facendo. Andiamo avanti con Giorgia Anselmi. Tornano sul palco e vediamo un po' che cosa succede in questo momento, Giorgia, io non ti faccio dire niente come ho fatto con le altre ballerine, ti lascio ballare e poi ti faccio qualche domandina. Un altro applauso per Giorgia Anselmi, grazie! Thank you.
Signori e signori, Giorgia Anselmi. Allora, Giorgia, vieni pure avanti, com'è andata? Abbastanza bene. Ok, il fiato proprio quando si tratta di danza è sempre un po' l'elemento caratterizzante della fine delle esibizioni. Allora, mi ricordo che nelle precedenti, diciamo, esibizioni la coreografia che hai danzato l'hai sempre portata e realizzata tu, ideata tu, e così anche in questo caso? Sì. Va benissimo, questo è importante perché l'altra volta mi ricordo che poi la giuria giudicava anche in virtù della coreografia e di chi fosse l'ideatore. Dovessi andare avanti, che cosa hai in mente, già qualcosina oppure ci devi ancora pensare? No, ancora da pensare. Va bene, allora tu intanto pensaci, che non si sa mai che poi qualcuno ti mandi in finale. Un altro applauso per Giorgia Anselmi, grazie. Torniamo con la categoria ballo. Danze latinoamericane, quindi uno show latino, c'è un'ambientazione particolare che è quella di colui che rubava ai ricchi per dare ai poveri, ok? Che non è Renzi ma è Robin Hood, perché qualcuno ho sentito che diceva Renzi, invece non è così. Signori e signori, Lorenza Russi e Alex Antenucci, vediamo un po'. Oh. Effettivamente. Ragazzi, siete pronti? Perfetto, allora schieratevi, io vi lascio fare, mi assento, diciamo, strada facendo, voi fate la vostra performance e poi vi faccio qualche domanda, mi raccomando, senza freccia, sennò poi le domande a chi le faccio. Signore e signori, un applauso a Lorenza Russi e Alex Antenucci, grazie. La guerra civile non porterà libertà a nessuno. Io non posso parlare per questo re. È l'unico re che abbiamo. Ma non l'unica speranza. Giungerà l'ora e giungerà l'uomo. Sei pronto ad essere ciò che sei? Ribellarsi e ribellarsi ancora. Finché gli agnelli diverranno leoni. Signori, Lorenza Russi e Alex Antenucci. Alex, io facevo il giro dietro così non vi passavo avanti, però venite pure avanti. Adesso mi dovete dire una cosa, io ero dietro, sentivo solo la musica e non riesco a immaginare che voi avete ballato uno show latino. Come, che cosa ballavate esattamente? Uno show latino solamente a tema. E che tipo di passi avete fatto? Perché mi ricordo che nelle altre coreografie c'era una serie di passi, magari di balli particolari. Sempre il programma, solamente che a tema, da Robin Hood, però è un ciaccia. È un jive. Fantastico. Lorenza, quanto è difficile ballare su una musica che non è propriamente quella latina, questa tipologia di balli? Molto di più. Va bene, questo magari può essere utile alla giuria poi per quando esprimerà il suo giudizio. Vi congedo, un altro applauso per Lorenza Russi e Alex Antenucci. Io dal rumore della musica, cioè dal suono della musica, pensavo facessero a pugni perché lei aveva la spada, lui l'arco, ho detto chissà com'è finita. Va bene, torniamo alla danza con Alessia... Scusatemi, diamo il tempo...
a questi giovanotti di uscire. Torniamo alla danza con Alessia di Sabatino. Oh. Alessia, tu sei pronta e sei emozionata, quindi non ti faccio dire niente, eh? Anche perché stiamo andando di corsa, così da dare il tempo alla nostra giuria di parlare un po' quando si tratterà di dare i commenti. Signori e signori, mi fate un altro grandissimo applauso ad Alessia di Sabatino. Grazie. Signore e signori, Alessia di Sabatino. Mi stanca Alessia un pochino, dai. Com'è andata? Bene, poteva andare meglio. Poteva andare meglio, che cosa poteva andare meglio? Un po' di movimenti. Ok, un po' di movimenti. Questa coreografia, che cosa ci hai raccontato in questa coreografia? Le mie emozioni. Le tue emozioni, ci piace questa cosa, va bene. Un applauso per la nostra Alessia di Sabatino. E a proposito di emozioni, rimani qua perché adesso mandiamo insieme la pubblicità, va bene? Ce la fai? Sei emozionata a proposito di emozioni? Lo faccio io? Però stammi vicino, guardiamo in camera là che mi serve lo sguardo per sfondare, diciamo, lo schermo. Vediamo un po'. Signore e signori, pubblicità. A tra poco, eh. Buonasera e bentornati a questa fantastica semifinale di I Live Talent. Signore e signori, siamo qui questa sera con la categoria ballo e danza over. Siamo già a metà gara e andiamo avanti con il ballo. Abbiamo sul palco Sara Ciotti e Federico Salvatore. Un applauso per loro. Sono passati dai provini e dalle fasi preliminari, sono qui in semifinale. Ci ballano un programma di danze standard Slow Fox. Vediamo un po' poi che cosa ci dicono. Io gli lascio il palco, li faccio ballare, mi fate un altro applauso e poi li ascoltiamo anche, va. Bitch, you have to
Sara Ciotti e Federico Salvatori. Con questi fantastici abiti venite pure avanti. Allora ragazzi, com'è andata? Bene. Va bene, e che cosa ci avete raccontato con questa bellissima, con questo bellissimo programma? Uno Slow Fox di Michael Jackson, You Are Not Alone. Fantastico, va bene. Doveste arrivare in finale, avete già in mente che cosa porterete? Sicuramente dei 5 balli, gli ultimi rimasti, e penso uno spettacolo un po' più fuori dalle righe, cioè magari con qualcosa di una musica un po' più particolare. Va bene, signore e signori, questi sono Sara Ciotti e Federico Salvatori. Dovessero arrivare in finale, se li volete vedere in finale, intanto lo dico alla sala, potete votarli, altrimenti chissà come andiamo a finire. Signore e signori, un altro applauso per loro e facciamo il cambio di nuovo dal ballo alla danza. Io vado veloce perché poi torniamo sotto con la nostra giuria e sentiamo un po' che cosa ci dicono di queste fantastiche performance, perché sale sul palco Asia Stanchieri. Un applauso per lei, grazie. Asia, sei pronta? Va bene? Mi vuoi dire che cosa balli, così io poi lo so, quando rientro ti faccio prendere il fiato. Un pezzo di pop. Va bene, un pezzo di pop per la nostra Asia Stanchieri. Un applauso per lei, io le lascio il palco. Grazie. You look so different, girl. You got your girls, I got my looks. So you should tell your girls to come through with us. Come live in the first life. Bye-bye, bottles of the night. Whatever you like, cause I do things. And you know me, keep that thing on the side. Cause a nigga wanna act strange. But this ain't about me, girl. It's all about you. And I ain't just running game. I ain't running game. Said it's 2 a.m. Oh, I want it, girl. Oh, 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 I want this girl. Alright. If I said I want your body now, would you hold it against me? Asia Stanchieri, vieni qui Asia. Io entro di corsa perché sembro sportivo, così vicino ai ballerini non sfiguro. Com'è andata? Poteva andare un po' meglio però. Poteva andare un po' meglio, quando, a giudicare dal fiato, però secondo me è bene, perché quando avete il fiatone vuol dire che avete messo molta energia e molta passione in quello che fate. Va bene, in che cosa poteva andare meglio? Un po' tutto, anche l'energia, potevo misurarla meglio. Va bene, quindi forse ne hai spesa troppa, avevi bisogno di risparmiarne qualcuna, va bene. E se dovessi arrivare in finale, che cosa hai in mente di portare? Non lo so, si vedrà. Va bene, tu intanto pensaci, ci pensa anche la nostra giuria e vediamo se vogliono mandarti in finale. Un altro applauso per Asia Stanchieri, grazie ragazzi per questi applausi, per questi giovanotti e queste signorine che sono su questo palco. Loro sono molto emozionati quando salgono e il fiatone, come dicevo, è legato anche un po' a questa emozione. Andiamo avanti con il ballo azzurro di Donato e Cristian Polverini. Vi ricordo che tutti i ballerini che sono stati qui sono già stati con noi per i provini, per le fasi preliminari, quindi qualcuno di voi sicuramente li conosce o se li ricorda, ecco. E in effetti partono anche gli applausi, perché ormai sono quasi famosi per quanto riguarda il nostro pubblico. Allora, dai costumi vedete che c'è un'altra, diciamo, ambientazione particolare, che è quella dei Pirati dei Caraibi. Abbiamo avuto Robin Hood, i Pirati dei Caraibi, prima c'era una specie di principessa con suo principe, quindi poteva essere una favola. Vediamo un po' che cosa combinate con questa performance. Io vi lascio il palco, poi vi chiedo esattamente perché vi siete vestiti così e che cosa ci raccontate con questa coreografia. Signori e signori, un altro applauso per Azzurra di Donato e Cristian Polverini. Grazie. Il mio nome è Capitan Jack Sparrow.
Avrete sentito parlare di me? Come forse saprete, ci sono volte, quasi tutte le volte, che preferisco guardare il mondo attraverso un bicchiere di rum. Questa è una bottiglia. Oh! Azzurra di Donato e Cristian Polverini. Allora ragazzi, la prima domanda che vi faccio è: lì dentro c'è Genziana? Perché se no un goccetto me lo faccio pure io. No, va bene, hanno fatto di no con la mano, quindi no. Com'è andata? Bene. Come mai avete scelto questa ambientazione? Allora, abbiamo scelto i Pirati dei Caraibi perché abbiamo notato la mia forse somiglianza con Johnny Depp, appunto. Scherzo. Certo, cioè prima dell'incidente. Cioè noto, vabbè. No, perché ci piaceva il tema e abbiamo appunto scelto di cambiare e così. Va bene, vado a sentire Azzurra, come ti sei sentita nelle vesti, diciamo, di piratessa? Bene, anche perché è bello cambiare e vestire altri ruoli. Va bene, mi piace sottolineare come strada facendo questi ragazzi sostanzialmente cambino programmi strada facendo e diventino sempre un po' più sofisticati. C'era anche una parte di recitazione, se vogliamo, in questo spettacolo, va bene. Doveste arrivare in finale, che cosa ci portate? Che cosa diventate? Non lo so, sorpresa. Va bene, sorpresa. Vedremo se la nostra giuria è curiosa di questa sorpresa e vi manderà in finale. Un applauso per Azzurra di Donato e Cristian Polverini. Grazie. Oh, ripasso da questa parte che mi piace di più perché vedo tutta la sala e andiamo a chiudere questa parte di trasmissione sul palco con un'altra danzatrice, lei è Letizia Natali, un applauso per lei, grazie. Intanto arriva anche il tavolino, ringraziamo i tecnici che lavorano per noi. Letizia, mi dici soltanto che cosa ci balli e poi io scappo via? Il solito pezzo di contemporaneo. Pezzo di contemporaneo, un applauso per la nostra Letizia Natali, grazie. The moment I said it, the moment I opened my mouth, let in your eyelids, bulldoze the life out of me, bulldoze the life out of me. But darling, you're not thinking straight. Sadly, things just happen. We can't explain. The moment I said it, the moment I opened my mouth, the moment I said it. It's not even light out, but you've somewhere to be.
Letizia Natali con questo quel pezzo di contemporanea. Vieni qui Letizia. Come è andata? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Queste danzatrici hanno sempre quella abbastanza quasi, no? I ballerini invece sono più decisi quando ballano in coppia. Va bene, che cosa cambieresti di questa performance? Nulla, è bella così. Ah, vedi, allora è andata bene. La coreografia è molto bella. No, parlavo proprio della performance, oltre della coreografia. Hai detto abbastanza bene, che cosa cambieresti? Io mi migliorerei sempre di più. Va bene, buono. Buono a sapersi, quindi se la mandate in finale magari il torna migliorata, come ha fatto insomma dai provini alle fasi preliminari. Dovessi arrivare in finale, hai in mente che cosa ballerai? Sì, un altro pezzo. Sempre di contemporanea? Possibile. Va benissimo, ci piace, no? La contemporanea ci piace, quindi un altro applauso per la nostra Letizia Natali. Io intanto mi accomodo. Se c'è una pubblicità che tra un po' va, che parla di mobili, è perfetta, perché io mando la pubblicità seduto su questo tavolino, tra un po' tornerò in sala vicino alla non giuria. Questo è un momento importante perché questa sera sono da solo, senza Serena un po' mi dispiace, quindi a tra poco, pubblicità. E bentornati a questa fase, la fase cruciale di questa puntata. Sono qui con la nostra giuria questa sera, scopriremo chi va in finale. Saranno due per quanto riguarda la sezione ballo e due per quanto riguarda la sezione danza. Intanto approfitto per dirvi che sul palco dal quale sono sceso poc'anzi, martedì 28 aprile ci sarà Simon Phillips, che terrà prima una clinics nel pomeriggio e poi un concerto con i Protocol, che è la sua attuale band. Simon Phillips, per chi non lo ricordasse, non lo sapesse, è stato il batterista dei Toto per tantissimi anni, adesso ha lasciato questa situazione per riprendere in mano un gruppo col quale aveva già registrato un album. Questo gruppo si chiama i Protocol, e vi dico soltanto che con lui c'è Andy Timmons alla chitarra più un altro paio di grandissimi musicisti. Se volete venire ci sarà il concerto anche dopo la clinics a 25 euro, quindi se volete veniteci a trovare qui ad Arts Factory, perché di musica ce n'è davvero tanta. 28 aprile, martedì. E adesso torniamo alla nostra giuria, cominciamo da Filippo Flocco, un applauso per lui, l'ho già presentato, uno stilista, Andrea Charbonetti, ballerino, Luigi Candeloro. Continuiamo con l'applauso, così non ci fermiamo e vado veloce fino alla fine. Yolanda Romani, Teresa Di Daniele, la professoressa Gabriella Polovino Silveri e Massimiliano Lanti. Ve li ho già presentati, quindi non vi ridico esattamente che cosa fanno, ma tanto adesso lo capiamo subito, perché loro, a seconda di quello che vi fanno notare, capirete che sono più attenti ad una parte del discorso o piuttosto che a un'altra parte. Vediamo un po'. Cominciamo subito dalle prime signorine che hanno calcato questo palco, erano le Mag. Ok, quindi voglio sentire sulle Mag, cominciando dalla nostra ospite, la professoressa Gabriella Polovineo. Vediamo un po' che cosa ci dice di questo gruppo. È un bel gruppo, una bella coreografia, e le ragazze hanno lavorato bene e hanno la nostra, diciamo,
affermazione per questo. Ok, sì, quindi insomma giudizio positivo della nostra Gabriella Polovino Silveri. Invece volevo sentire velocemente Filippo Flocco riguardo il look di questo gruppo. Secondo te c'era un, diciamo, c'era un'attinenza tra il look delle ballerine e l'emozione che poi magari si percepiva qui in sala? Ma guarda, fondamentalmente parti dal presupposto che sono degli abbigliamenti tecnici, per cui devono essere anche adeguati a quello che fanno. Poi erano neri, quindi con me sfondi una porta aperta, perché è il mio colore preferito, d'eccellenza, okay, preferito assolutamente. Il tema del nero era declinato un po' in tutti i modi, sì, per cui assolutamente. Quindi diciamo che l'emozione era in linea con il look, con l'impatto visivo, va bene. Queste erano le MAG, domani ricordo ospiti alla Giornata Internazionale della Danza a Reggio Emilia, lo diciamo perché ci hanno detto e ci teniamo. Andiamo avanti con il secondo gruppo che ha calcato questo palco, categoria ballo, le Clarivarra. Voglio sentire sulle Clarivarra il maestro Luigi Candeloro. Ok, lo microfoniamo, qua c'è il microfono, sentiamolo un po' e vediamo che cosa ci dice. Buonasera. Il gruppo attualmente ha bisogno di lavorare molto di più tecnicamente, anche per quanto riguarda quelle cose che sono riuscite ad arrivare sulla musicalità ritmica, in battere non ho visto un sincronismo tra tutte le ragazze. Dopo nella forma di tutto il ballo le ragazze a me sono piaciute, soltanto ho visto questa fase che è mancata un po', diciamo, l'aspetto del sincronismo. Non riesco a individuare tutte le altre situazioni perché non fa parte proprio il ballo di gruppo e il mio stile, però sotto questo punto di vista ho percepito queste azioni non sincronizzate. Ok, allora voglio sentire, visto che Teresa annuiva un po' con la testa mentre parlava il maestro Luigi Candeloro, voglio sapere tu che cosa ne pensi. Sì, buona, però vedevo che annuivi. No, ma sai che non è un genere di danza, sì, che so, mi piace. Però no, volevo sapere, perché vedevo che annuivi e volevo sapere se sì, ti riferivi al discorso del sync o piuttosto. No, mi riferisco al fatto che fondamentalmente non erano, a mio avviso, particolarmente in musica. Le ho trovate poco in sincronia fra di loro. Poi è un genere di danza che io non, certo, no, ma mi interessava questo aspetto, diciamo, più sì, squisitamente sì, legato con il maestro al sync, perché magari può essere una cosa che, se salta all'occhio anche di qualcuno che non è strettamente dentro questo genere, può essere evidente, se vogliamo. Va bene, andiamo avanti con Giorgia Anselmi. Lei ha ballato un'altra bellissima coreografia che ha realizzato lei stessa, e vediamo di sentire su Giorgia Anselmi Yolanda Romani, che è un po' che non è con noi. Voglio sentire che cosa ci dice riguardo Giorgia. Allora, Giorgia, vabbè, una bellissima ragazza, quello salta agli occhi subito. La coreografia a me è sembrata un po' poco dinamica, poco contatto con la terra. La danza contemporanea esige il contatto con la terra, mentre la danza classica si eleva, la danza contemporanea esige questo contatto che non ho visto tanto. Poco uso delle braccia, però insomma nel complesso lei ha molta presenza scenica. Quindi il giudizio è positivo, sì, comunque sì. C'era qualche commento dalla parte estrema della giuria, quindi ho sentito Massimiliano Lanti che diceva qualcosina, quindi volevo sentire Massimiliano e la professoressa Polovineo, se magari, visto che sono vicini fisicamente, chissà che non siano vicini, sì, anche non sono d'accordo su alcuni punti della collega, perché la danza contemporanea ultimamente ha avuto diverse contaminazioni, quindi questa cosa della terra, sì, è vero, però bisogna vedere anche il tipo di stile e il tipo di contaminazione che c'è dentro. Secondo te che contaminazione hai visto in questa coreografia? C'erano diverse, c'era un po' di neoclassico, c'era anche un po' di jazz, poi non sono d'accordo nemmeno sulle linee, perché le braccia erano molto più lunghe dell'ultima volta che ha calcato questo palco. Sì, che si è esibita, ma io l'ho trovata, se posso essere sincero, però la coreografia mi è piaciuta di più quella dell'altra volta, però le linee erano più pulite in questa, non so come spiegarlo. Sì, però, sì, no, è chiaro, perché mi ricordo del commento che facesti riguardo le linee, che mancava qualcosina, invece evidentemente c'è stato un miglioramento dal punto di vista del movimento e, diciamo, questo piccolo handicap della coreografia. La professoressa, mi parte il provvisore questa sera, scusatemi, Polovineo vuole dire qualcosa a riguardo, che cosa ne pensa? Sì, la ragazza, diciamo che ha danzato molto sicura e ha danzato anche con
gli occhi bendati, quindi non è nemmeno facile. E, è una ragazza matura, si vede che comunque ha padronanza e controllo motorio. Non mi è dispiaciuta. Okay, sì, quindi... anche perché la coreografia l'ha fatta lei, da quello che ho capito. Sì, 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 sì. Ecco, lei è stata portato, anche diciamo, creativa, sì. Va bene, questo è il commento della nostra professoressa Gabriella Polovineo. No, ci tengo diciamo a alimentare un po' il dibattito, così che si capisca insomma che c'è una certa discordia in certi casi tra i giudici, e non è facile mandare in finale questo piuttosto che l'altro concorrente. Va bene, andiamo avanti con Lorenza Russi e Alex Antenucci. Hanno ballato un programma di danze latinoamericane. Voglio sentire subito Andrea Cerbonetti, che non ancora insomma interpellato. Che cosa ne pensi, Andrea? Salve. Allora, sicuramente i ragazzi si sono impegnati. Quello che è mancato un pochino dei ragazzi è stata l'utilizzo cioè l'interpretazione dello show con gli accessori che hanno dovuto utilizzare. Ok, quindi tanto di cappello a cercare di presentare questa sera un qualcosa di diverso rispetto alle uscite precedenti. E questa cosa, diciamo così, non gli ha permesso però di fare un'interpretazione, di fare una prestazione questa sera che fosse all'altezza delle uscite precedenti. Okay, quindi questo. Hanno sentito un pochino, secondo me, questa situazione qua. A livello tecnico sicuramente hanno ballato al loro meglio. Secondo insomma. Te questa mancanza, questo limite legato alle attrezzature che hanno portato sul palco è legato all'inesperienza dell'utilizzo di certi... Sicuramente insomma. Sì, loro sono una coppia che sicuramente balla in situazioni che non gli permette di utilizzare sì, anche perché il grosso dei ballerini che arrivano vengono da gare diciamo federali, che sono insomma più rigide, da che ho capito, nell'impostazione. Sì, assolutamente. Quindi... assolutamente sì. Poi i ragazzi oggi hanno nella loro performance hanno per ben due volte all'inizio e a metà della performance hanno ripreso gli attrezzi per cercare di rientrare nella parte. E secondo te questo ha spezzato un po' il ritmo della performance? Sì, un minimo sì, specialmente nella seconda parte. Ok, voglio sentire invece Filippo Flocco riguardo l'atmosfera, visto che qua siamo andati, per quanto riguarda microfoniamo anche Filippo Flocco, siamo andati anche nello show, quasi nella scenografia, se vogliamo, quantomeno dei costumi, quasi da teatro, quasi da film. So che insomma, che cosa ne pensi? Insomma, c'erano dentro... Ti è piaciuta l'idea, no, al di là poi della qualità del prodotto? No, non mi piace. No. Non ti piace questo tipo, no, diciamo, no. Di interpretazione? No. Ma non ti piace perché non c'era una qualità, se vogliamo, che ti aspetti da no, certo tipo di circostanze, perché può essere distrattivo? È un distrattivo. Tipo di ricerca elementare, per cui è meglio non farlo. Preferisco l'abito nero, preferisco una cosa più tecnica, piuttosto che provare a fare un costume e poi essere imprecisi magari. Ok, questo insomma mi piace sentire anche Filippo Flocco riguardo questo aspetto, perché è molto importante. Quindi è stato sempre detto che è importante il look, ma che non diventi diciamo un limite riguardo all'aspetto tecnico della danza piuttosto che di qualunque altra arte che portate su questo palco. Andiamo avanti con Alessia Di Sabatino. Alessia Di Sabatino, voglio sentire Teresa per prima e poi andare avanti da quella parte. Vediamo un allora po'. Sì, no, diciamo che non è una delle ragazze che mi è piaciuta di più questa sera, a dire il vero. Ha questo problema delle spalle quando balla, già l'altra volta l'avevamo notato, e non è che mi piaccia tantissimo, non mi emoziona quando balla, ecco. Okay. Non mi piacciono un granché le linee. Certo, va premiata comunque il fatto che si cimenta in una coreografia, magari ecco, il contemporaneo non è un genere molto facile, molto semplice, non lo è il classico, ma non lo è altrettanto il contemporaneo, perché si rischia con questa storia delle contaminazioni di mischiare un po' tutto, e in effetti non è così proprio, cioè ci sono okay. Dei generi ben definiti, dei movimenti ben definiti. Ma in questa fattispecie hai ritrovato diciamo i canoni del contemporaneo, oppure anche in questo non caso non tanto, era un a dire po' il vero, no, non tanto. No, non ho trovato, non ho letto bene nei movimenti un genere di contemporaneo né preciso né contaminato. Insomma, mi è sembrata un po' una sequenza di movimenti, se devo essere sincera. Ok, Yolanda Romani annuiva, ma non la interpello. Voglio sentire invece la professoressa Polovineo. Questa sera ho problemi con la parola professoressa.
Posso chiamarti Gabriella? Così facciamo. Sì, non ti preoccupare. No, ogni volta mi complico. No, volevo sentirti che rimanevi impassibile invece, non davi accenni in nessuna direzione. Che cosa ne pensi? Allora, io penso che comunque questi ragazzi vadano premiati perché si esibiscono e per me sono tutti belli, diciamo. Poi ci sarebbe molto da dire, è solo che... Diciamo qualcosa di quel molto, dai, giusto per capire il suo punto non di mi vista. Non mi sembra il caso. Comunque... Diciamo, ha già detto tutto Teresa, va bene, quindi insomma... Però devo dire... Ti è piaciuta a giudizio? Ragazza, sì, Massimiliano, a te è piaciuta sì o no senza essere abbastanza, troppo... Abbastanza, sicuramente molto meglio delle altre volte. Ok, quindi c'è stato un miglioramento. C'è il problema delle spalle, concordo, sulle spalle è un atteggiamento che lei ha spesso, anche quando è entrata per presentarsi, è entrata con le spalle così, è una cosa che non mi piace. Sicuramente c'era molta emozione, questo l'ho letto un po' nel momento. Anche dietro a queste spalle chiuse evidentemente c'è anche c'è dell'altro, no? Ci può non essere, è solo una questione fisica, può essere anche un atteggiamento, questione, se vogliamo, sì. Però ho trovato le linee sicuramente un lavoro migliore, molto migliore delle altre volte, le linee più lunghe, i movimenti più esasperati, più... Insomma, a me è piaciuta. A te è piaciuta, va sì. Bene. Andiamo avanti con Sara Ciotti e Federico Salvatori. Hanno ballato danze standard e foxtrot, se non vado errato, con la musica di Michael Jackson. Sentiamo il professore, il maestro Luigi Candeloro. Vediamo un po', lo microfoniamo da questa parte. Questa volta, rispetto alla volta precedente, io voglio premiare la coppia, perché io penso che l'eleganza e la forma di come si fanno le cose, penso che è di questo mondo, sia se si parla di danza che di ballo di coppia. Quindi in questo caso la difficoltà nell'eseguire lo slow fox nello spazio così piccolo per noi è molto difficile, quindi dobbiamo premiare questa situazione e la difficoltà nel ballo c'era e sono riusciti a entrare dentro questo tipo di ballo che dentro per l'atmosfera, noi è un'importanza particolare, riuscire a dare delle movenze che siano in tema con il discorso musicale. Sì, anche se devo dire che l'altra volta la coppia mi è piaciuta lo stesso. Oggi penso che possiamo dargli un più. Ok, qualcosina in più rispetto all'altra volta. Questo è il commento del nostro Luigi Candeloro. Maestro Cerbonetti, lei che cosa ne pensa? Allora, i ragazzi secondo me oggi hanno perfettamente tenuto il palco. Cioè, a livello tecnico sicuramente è una disciplina che è penalizzata dagli spazi con sì, cui si abbiamo sono, già detto, questo insomma, l'abbiamo insomma, già detto più di una volta. Mi sono piaciuti perché sono rimasti molto concentrati nello svolgimento della loro... Erano sicuri, ecco, questo mi è piaciuto molto questa situazione. Ricollegandoci al discorso dell'atteggiamento e anche della sicurezza. Sì, insomma, infatti, l'atteggiamento secondo me è una delle cose fondamentali all'interno specialmente di queste ambientazioni, perché sicuramente i ragazzi hanno un proprio percorso dove si sentono a loro agio. In situazioni di questo tipo, ok, che si vengono estrapolati dai loro contesti naturali, ci sono alcuni che riescono a dare di più e quindi arrivano maggiormente al pubblico, alla non giuria e via discorrendo. E via discorrendo. Per qualcuno invece è un po' più difficile, va bene. E invece Filippo, il nostro Luigi Candeloro ha parlato di eleganza. Secondo te c'era nell'insieme di questa esibizione? Allora, guarda, quello che ti dicevo prima, no? Cioè il fatto di stare in linea con quello che si fa. Allora, io credo che possano piacere o meno, però stavano assolutamente in linea con quello che facevano. Cioè, erano divertenti. Poi la postura del ragazzo era assolutamente giusta, la ragazza era talmente dentro quello che faceva, sembrava pure alta, oltre a essere bionda, voglio dire, quindi alla fine è uscita molto insomma carina. Va bene. Bella ragazza. Giudizi positivi per Sara Ciotti e Federico Salvatore. Sento il vociferare, se volete fare un applauso alla nostra giuria potete farlo, se sentite no? Commenti che vi piacciono, non vi sentiate... diciamo, in imbarazzo.
Andiamo avanti con Asia Stanchieri. Voglio sentire Massimiliano Lanti per cominciare e poi, lo dico già da subito, Yolanda Romani. Vediamo un po', prima c'è stata una discordia, vediamo se anche in questo caso c'è una discordia, c'è un riavvicinamento. Asia Stanchieri, a sì. me l'hip hop, mi sì. chiedi sull'hip hop? Sì, voglio sapere che cosa ne pensi. Oddio, guarda, io non mi intendo di tecnica hip hop, però per quello che ho potuto vedere la coreografia era molto statica, avrei preferito, anche se hip hop, che si muovesse di più sul palcoscenico. Poi ho trovato dei movimenti, ripeto, non conosco la tecnica hip hop, ma da quel poco che io so che ci sono anche molti blocchi che non ho visto, e ho visto troppe movenze latinoamericane che non mi ricordano tanto l'hip hop. Però la ragazza era una bella presenza scenica, molto espressiva, guardava il pubblico, però... Sta succedendo qualcosa, c'è Filippo Flocco che ride, dimmi. Che succede? Scusa, c'è il microfono lì, vedevo che... Non è d'accordo con me. No, scusami, no, ridevo con Sergio, veramente. Ah, proprio ridevi con il tecnico, ok, perché vedevo che si è coperto il viso, okay. Forse c'è qualche cosa. Va bene, questo è il commento del nostro Massimiliano Lanti, voglio sentire Yolanda Romani e poi... Do voce ad Andrea Cerbonetti che intanto aveva preso il microfono, prego. Allora, stasera non andiamo d'accordo, Massimiliano. Allora, io ho visto tantissimi blocchi, isolazioni, i movimenti latinoamericani non l'ho visti, molto brava. I movimenti del bacino sono anche di pop, anzi, sono importantissimi nell'hip hop. Io neanche, diciamo, ci capisco molto di hip hop, però fino a qua ci arrivo. Poi ho tantissima energia, brava, mi è piaciuta Asia. Va bene, l'energia, su quello siamo d'accordo. Sentiamo Andrea, che sì, cosa allora, ne pensi? Sono d'accordo con loro col discorso di energia. I movimenti di danze latinoamericane o comunque del mondo sudamericano erano totalmente assenti. Okay, cioè, il discorso dell'utilizzo del bacino... C'è il microfono, ma No. I movimenti delle mani io li ho. Sì, non li avete visti? No, io li ho visti, ma non sono elementi che fanno parte del mondo sudamericano. Forse ho sbagliato a esprimermi, che ricordano un po' il latinoamericano. Okay, io non me lo ricordo. Sicuramente non è una tecnica. Io non me lo ricordo. Va bene. Può darsi. A me me li ricordano. Comunque i blocchi di cui parlavi tu, io li ho visti. Io non sono un esperto e comunque non sono uno specialista di questa disciplina, ma io i blocchi li ho visti con questa ragazza. Sicuramente. Può darsi che la metà della bottiglia che mancava da Azzurro di Donato e Cristian Polverini l'abbia bevuta Massimiliano Lanti. Adesso scherzi a parte, lo dicevo per andare avanti. Grazie, no, questo. No, mi serviva un gancio per muovermi con un po' di eleganza. Ma io sono molto autironico e sorridere anche e lo so, è per quello che mi permetto. Vabbè, ringraziamo l'altra metà me la prendo io. Esatto, ringraziamo anzi la giuria che è sempre pronta a scontrarsi, ma poi quando spegniamo le telecamere si vogliono bene, ve lo garantisco io. Va bene, andiamo avanti con Azzurra di Donato e Cristian Polverini che hanno ballato uno show. Anche in questo caso c'era un'ambientazione, era quella dei Pirati di Calabria, se non vado... No. Pirati dei Caraibi, e voglio sentire per primo Luigi Candeloro e poi sentiamo anche Andrea Cerbonetti, visto che prima l'ho sentito per quanto riguarda questo tipo di ambientazioni. Per quello che mi è arrivato, lo spettacolo per me era buono, tecnicamente la coppia è migliorata rispetto all'altra volta, sono riusciti a essere coppia, in questo caso io... Quindi c'era feeling, se vogliamo. A me questo è arrivato. In più sono riusciti a entrare dentro al tema, il che questo è importante. Ok, e invece in questo caso, Andrea, c'era quel limite che hai visto nell'altra coppia nell'utilizzo, diciamo, degli attrezzi di scena, oppure... Allora, no, fluidità? Qui non c'era, ma perché fisicamente i ragazzi, questo secondo show non prevedeva, se non all'ingresso un attimino, non prevedeva l'utilizzo scenico, quindi l'utilizzo dei mezzi, scusami. Ok, quindi era più scenografico. Rispetto ai ragazzi di prima, i quali comunque, ripeto, come ho detto prima, sono stati comunque bravi nell'utilizzarli. La differenza tra quello show di prima, il Robin Hood e sì. I Pirati di Caraibi adesso, la differenza netta è mi riattacco a quello che diceva prima Massimiliano, era l'atteggiamento. Questa coppia rispetto a quella di prima, diciamo così, noi diciamo ci ha creduto di più, cioè nel senso è entrata di più. L'esempio che può essere visto da tutti è l'ingresso dello show.
cioè il ragazzo Christian che si sentiva pirata, scherzando, sì, letto pure lui, si sentiva appunto pirata. Ok, voglio sentire da Massimiliano, anche se siamo lontani dal tuo genere, la convinzione secondo te c'era in questo caso? Sì, sicuramente meglio del Robin Hood. Ok, e ti piace questo tipo, diciamo, di spettacolo? Oddio, nel senso che lega un po' la danza a certe atmosfere? Non voglio offendere nessuno. Non mi piace questo accostamento del latinoamericano su un colossal del genere. Vabbè, diciamo, c'è una parte della sala che è d'accordo. Va bene, insomma, ci piace che ci poi sia. Poi quel playback all'inizio io l'avrei evitato. Vabbè, diciamo, insomma, è un po' una cosa che ha a che vedere quasi più con il teatro, con lo show, con lo spettacolo, esatto, che con la danza. In questo caso c'era Andrea che voleva dire qualcosa. Allora, io voglio fare capire una cosa fondamentale. I ragazzi stanno cercando di portare avanti, un po' tutti, credo, poi okay, parliamo di questa coppia comunque, portare avanti un'idea diversa da quello che magari hanno già presentato nelle uscite precedenti. Quindi quello che voglio fare... Ah, c'è aspetta, proprio la curva est e la curva ovest. Un attimo gli applausi, un attimo. Questa è l'idea che hanno cercato di portare... Questa era l'idea fondamentale che cercavano di far passare. Poi il discorso tecnico, ok, però io vedo che c'è un accanimento, forse no, non voglio parlare di accanimento, no, questo magari può essere brutto, però l'idea di tentare di fare una cosa diversa da quella solita. Scusami, dal momento in cui tenti a fare una cosa diversa, ti devi anche aspettare che a qualcuno possa non piacere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perdonami, ci mancherebbe altro. È un mio parere, non sì, significa che gli altri non abbiano apprezzato. Voglio dire, cioè, con un colossal, con la musica di Robin Hood, mi facevano i bassi latinoamericani, ma scherziamo. Ma non è una io non credo che sia una questione di colossal, oppure di... Non prendertela con Robin Hood che aveva l'arco, chissà che non parta una freccia da qualche parte. Poi io ti ricordo che ho bevuto niente stasera. Non posso farti niente se arriva la freccia, quindi non voglio... No, per carità. Una cosa che voglio fare... Allora, non è una questione di colossal, perché per esempio prima parlavamo della prima uscita dello show, il Robin Hood appunto. Loro hanno tentato di presentare una coreografia di danze latinoamericane, tecniche di danze latinoamericane, su dei brani musicali che non sono nati per il latino. Sicuramente c'è una grandissima difficoltà tecnica nel ballare questa musica. Stiamo parlando di una situazione abbastanza particolare. Va bene, comunque sono atmosfere credo diverse. Credo che anche il collega voglia dire qualcosa negativo, positivo che prego, sia. Prego, Luigi. Allora, io volevo dire due cose. Per quanto riguarda tra Robin Hood e il Pirata dei Caraibi, l'esibizione di Robin Hood, c'è una differenza tecnica tra lei e lui da colmare, quindi in questo caso penso che va premiata la coppia dei, diciamo, dei Caraibi. Sì. Però Massimiliano, nel nostro mondo, anche nel vostro, voi utilizzate le nostre musiche, voi viceversa utilizziamo musiche per i Pirati dei Caraibi, ci balliamo il tango, ci balliamo il nostro Fox, ci balia tante altre musiche, quindi in questa fase uno spettacolo, se viene preso come spettacolo di moderno, classico, noi usiamo tante musiche, non facciamo la distinzione se è una musica importante o meno, ma nel nostro mondo, che in questa fase può piacere o no, però ecco, musicalmente... Con quel tipo di musica avrei immaginato altri passi. Va bene, so che da questo discorso non se ne esce. Con tutto il rispetto per il lavoro sicuramente che c'è, però sai, con quel tipo di musica sarà che uno lo immagina in un altro modo, vederci dei movimenti così. Va bene. Questi sono punti di vista profondamente diversi, no? Adesso dopo questa parentesi, diciamo, un po' così polemica, o se vogliamo di discussione, ci atteniamo alla performance, perché ragazzi, insomma, poi indipendentemente dalle scelte delle coreografie, dei programmi che portano sul palco, vanno premiati per quello che poi fanno. Va bene, nel frattempo Filippo Flocco disegna scarpe, chissà che forse non voglia andare via, non so, sia una sorta faccio una lettura psicologica di quello che disegni, può darsi che con quelle scarpe tu voglia andare via, per quanto con i tacchi è difficile correre, ecco, questo è quello che disegna. Ci arrivi qua Giancarlo? No. Vedi un po', vedi? Oh, mamma mia che bravo che sei. Vabbè, non vi faccio vedere quello che c'è sotto invece. Visto che, vabbè. Andiamo avanti, questo perché a chi è dedicato, scusate? Ah, così proprio.
pensava a Giancarlo, diciamo, quando disegnava. Va bene. Signore e signori, arriviamo alla fine di questo giro di commenti, perché c'è Letizia Natali che ha fatto danza. Vediamo un po', ha portato una coreografia di danza. Riguardo Letizia, chi ci dice qualcosa? Cominciamo da Yolanda Romani, che poco fa la vedevo sorridere in mezzo a questa discussione. Sì, Letizia, io l'ho trovata magnetica. Quando balla davvero la guardi, perché vabbè, oltre a essere bella, comunque riesce ad avere quel contatto con il pubblico che non è facile ottenere la concentrazione del pubblico. E tecnicamente ha fatto una coreografia difficile, perché tutti i movimenti di braccia, le contrazioni, che sicuramente sono di una tecnica gram, release abbastanza buona. Certo, bisogna c'è stato, migliorare. Te, c'è stato secondo te un miglioramento dalle fasi preliminari fino a questa l'ho fase vista più rilassata. Ok, perché, quello sicuramente è anche legato un po' all'esperienza del palco e del pubblico. Sì, sicuramente. Quindi nell'insieme giudizio positivo. Sì, bella, sentiamo sì. Gabriella Polovineo. Sì, per Letizia sono d'accordo con la collega Yolanda Romani, bei movimenti delle braccia, riesce a trasmettere con il viso e niente. Va bene, questo è il giudizio così, della nostra Gabriella. Ragazza, sì. E invece voglio chiudere questo giro di commenti con Filippo Flocco, no, perché voglio sapere soltanto una cosa, al di là della fattispecie di questa ballerina, volevo sapere, nonostante tu non sia un, no, meglio, non ti occupi di danza, non so se sei un ballerino balli. Guarda, ho iniziato come tangheros. Sì, come tangheros, va bene, hai finito come, hai iniziato come tangheros, hai finito come, non lo so. No, sono una pippa, assolutamente. Va bene, è comunque qualcosa, io sono peggio, per cui... Allora, volevo sapere invece, avevi le idee chiare quando hai dato il tuo voto, diciamo in che direzione andare, ti è saltato all'occhio qualcuno? Sai cosa? Che loro danno un giudizio tecnico, giustamente perché è il loro mestiere. Certo. Io sono quello che guarda gli artisti L'impatto, che si esibiscono. Certo. E quindi quello che mi piace poi voto, fondamentalmente, quello che mi trasmette un'emozione, quello che comunque, anche se non lo capisco. No, certo, ma infatti è proprio questo che voglio sapere. C'è qualcuno che, cioè il tuo voto è stato lampante? Allora, hai avuto un'idea? Il mio voto lampante perché a me arriva, e perché è per Giorgia Anselmi. Ok. Ma è il tuo, tu certo. La vi. Nel senso che concettualmente stava sul pezzo e poi c'aveva questi rimandi a 50 sfumature di grigio, questi giochi del sadomaso e parapim e paraper e tutto il cucuzzaro e poi era concettuale quello che faceva. A me le pippe che sta per l'aria, che sta per terra, che sta in diagonale, non me ne frega niente. Certo. Cioè, mi piace, punto. Diciamo che fine. La fascia invece di... Vabbè. Questo è il, no, mi piace sentire il commento di Filippo Flocco riguardo... Ripeto, poi, cioè non ne capisco nulla. Sì, ecco. No, parlavamo proprio di atteggiamento e questo diciamo è un esempio. Va bene, io nel frattempo di tutte queste discussioni mi è arrivato il foglietto con l'esito. Dai. Che vi vado a leggere da qualche istante. Intanto mi fate un altro grandissimo applauso alla giuria che si è scontrata su alcuni punti. Ci siamo, va bene. Allora... secondo gruppo classificato per quanto riguarda la categoria ballo, secondo la nostra giuria, Azzurra Di Donato e Cristian Polverini. Un applauso per loro, venite qua ragazzi velocemente, che sono i Pirati dei Caraibi. Oh. Ah, viene con la bottiglia lui, giustamente, venite qua velocemente così mi dite una parola e mi salutate. Avete già un'idea per quanto riguarda la finale? No, ancora no, non ci avevamo pensato. Va bene, ringraziate la giuria. Grazie. Va bene, un altro applauso per Azzurra Di Donato e Cristian Polverini, che congedo velocemente. E primi classificati della categoria ballo, Sara Ciotti e Federico Salvatori. Venite qua ragazzi. Sono risultati essere i più eleganti, oh, e i più alti.
più eleganti, diceva Filippo Focca, e più alti. Va bene, ragazzi, siete contenti di questo successo? Sì, non ce l'aspettavamo. Va bene, allora un altro applauso per Sara Ciotti e Federico Salvatore, grazie al gioco della giuria. Sono in finale insieme ad Azzurra Di Donato e Cristian Polverini, e adesso passiamo alla sezione danza, che è quella che ha avuto insomma qualche diverbio in più. Seconda classificata, arriva direttamente in finale Alessia Di Sabatino, un applauso per lei. Dov'è Alessia? Diciamo che a dispetto un po' di quello che sembrava dai commenti, perché poi essendo in sette, quando si va a fare la conta dei voti, insomma, è un po' quando si va a fare la conta dei voti, insomma, finisce così. Sei contenta? Sì. Va bene, che cosa porterai in finale? Non lo so. Oh, tira sulle spalle, che qua sennò ce la menano con l'atteggiamento. Ok. Oh, va bene. Sei convinta? Facciamo così, facciamo una prova di atteggiamento. Tira sulle spalle. Oh, le gambe però non le incrociare, girati verso la camera. Oh, e saluta il pubblico a casa, dici ciao, ci vediamo in finale, vai, accattivante però. No, no, così non è accattivante, così. Vai, provaci. No, no. No, 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 finale no. Dai, provaci, dritta, così. Ok, tira sulle spalle, girati verso la camera però, che non ti fa niente. Vai, prova, ciao, ci vediamo in finale. Ciao, ci vediamo in finale. Oh, vabbè, se ce la fa, perché magari sviene nel frattempo. Va bene, un altro applauso alla nostra Alessia Di Sabatino, emozionatissima. E chiudiamo questa, diciamo, lista di concorrenti che vanno in finale con, adesso siccome è l'ultimo, diciamo, è l'ultimo concorrente che va in finale, che dico, mi fate dai, proviamo un po', dai, provate, oh, dai, che facile, vanno in finale le Meg, un applauso per loro. Oh, ragazzi, venite qua. Quindi avranno qualcosa da raccontare domani quando andranno a Reggio Emilia. Venite, venite, venite di corsa, così salutiamo, visto che voi siete tante. Oh, prima avevate il fiatone, adesso mi potete dire qualcosa. Cominciamo. Che cosa ci dite? Emozionate, contente? Volete ringraziare la giuria? Sì, sì, grazie. Siamo soddisfatte e contente. Va bene. In finale, se dovesse esserci Filippo Flocco, il nero a quanto pare funziona. Se doveste cambiare, pensateci bene. Va bene. Avete in mente qualcos'altro da portare? Qualche coreografia che avete già provato, che magari porterete? Che ne so? No, ancora no. Va bene, va bene. Sono tutti ragazzi, diciamo, indecisi, misteriosi. Sarà il nero. Va bene, rimanete qui perché chiudiamo con voi. Signori e signori, un altro applauso alle Meg che vanno direttamente in finale. Questa era la seconda semifinale di iLive Talent. Vi do appuntamento al prossimo sabato. Mercoledì potete venire a trovarci la sera quando registriamo. Ringraziamo anche la nostra giuria, composta questa sera da Filippo Flocco, Andrea Ciarbonetti, Luigi Candeloro, Yolanda Romani, Teresa Di Daniele, la professoressa Gabriella Polovinio Silvera e Massimiliano Lanti. Vi ricordo che ci sono ancora due posti per la finale che dipendono dai voti di questa sala. Alla fine delle quattro semifinali sapremo chi tra i due più votati andranno anche loro in finale. E vi invito anche martedì, vediamo un po', 28 aprile, qui in questa sala ci sarà un concerto di Simon Phillips con i Protocol, porterà la chitarra Andy Timmons e un altro paio di grandissimi musicisti. Se volete venire a trovarci saremo qui martedì 28, 25 euro per entrare, ma ne vale la pena. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Adesso vorrei un applauso forte da tutta la sala a Serena Suriani, che questa sera non è stata con me, mi è mancata tantissimo. Ciao Serena, rimettiti e ci vediamo la prossima settimana.